Abbiamo avuto l'opportunità straordinaria di avere due servizi RAI, sono esattamente Linea Verde, fatto un servizio sull'intera zona di Taormina e con un focus particolare su Isola Bella, anzi parte proprio direttamente da Isola Bella e da questa trasformazione dello scoglio che era prima che venisse Lady Florence Trivelan e poi quello che è diventato grazie a Lady Florence, poi con l'opera finita dalla regione siciliana che l'ha destinato a riserva e che quindi poi l'ha acquistato. E l'altra trasmissione invece sarà Sereno Variabile, che ha fatto invece focus sul teatro antico, oltre che naturalmente sull'intera zona di Taormina, e dove abbiamo fatto una passeggiata con Osvaldo Bevilacqua vedendo non solo il teatro antico come adesso ma anche facendo rivivere agli spettatori la ricostruzione che noi abbiamo effettuato in occasione del G7 a cura del CNR IBAM, quindi una ricostruzione virtuale di questo teatro all'epoca romana e quindi un'immagine completamente diversa da quella che gli spettatori vedono adesso e che non siamo abituati a vedere, perché è un'immagine policroma, un'immagine piena di marmi, stucchi, di decorazioni, con un velario che ovviamente adesso non esiste più. È un'immagine che è completamente diversa dalla romantica immagine delle rovine che hanno visto i primi viaggiatori europei e che tuttora oggi vediamo con questa enorme crepa nella scena frontale che non c'era prima e che quindi occludeva completamente il panorama, che poi invece è la parte forse diremmo più suggestiva, forse perché ci siamo abituati a vederla così e della quale francamente stentiamo a immaginare effettivamente come fosse, perché ormai nella nostra immaginazione, nel nostro immaginario collettivo in tutto, l'identità del teatro greco è quella, il front scena con quella spaccatura fatta sembra quasi ad arte ad hoc su quel meraviglioso paesaggio con l'Etna e quello spicchio di mare del Golfo di Naxos.